Ricordi, emozioni e festeggiamenti ieri sera alla cooperativa Tre Ponti di Fano, dove autorità, associazioni e cittadini si sono riuniti per celebrare 40 anni dalla fondazione di questa realtà, diventata un punto di riferimento per la città di Fano e non solo, iniziata con una santa messa officiata da Don Giuseppe Marini con la partecipazione del vescovo Andreozzi. La serata è proseguita con la cena nei locali della cooperativa. Mentre sullo sfondo scorrevano le immagini delle tappe più importanti che hanno caratterizzato questo lungo percorso, si sono alternate le testimonianze di chi ne ha fatto parte. Toccante il racconto del sindaco di Castelvecchio Calvisio, Luigina Antonacci, che ha ripercorso i momenti più bui vissuti a causa del terremoto del 2009. Momenti dove non è mancato anche l'aiuto della cooperativa, definito dal primo cittadino una vera luce che ha ridato speranza alla popolazione. Poi è stata la volta di Roberto Alesi, di Preci, cotitolare di un'azienda che, dopo il sisma del 2016, continua a collaborare con quella che anche per lui è diventata una grande famiglia. Oltre al direttivo, all'iniziativa erano presenti tanti volontari che la compongono, guidati dal presidente Gino Bartolucci, che insieme a loro continua a spendere anima e corpo a servizio della comunità. Un traguardo importante, quello di oggi, proprio con te che sei stato definito l'uomo del fare, un instancabile. Gino. Beh, è vero, sì, possiamo dire su questa struttura sì, perché nel 1983 quando nascemmo fui l'interlocutore con Francesco Baldarelli, col comune, per avere questa struttura. Poi questi 40 anni la dicono lungo, ma la dicono la bella realtà di stasera, che è un onore per me, per tutto il direttivo, per tutta la cooperativa Tre Ponti, avere tante istituzioni vicino a noi, tante associazioni. Era questo il nostro obiettivo e spero che ci siamo riusciti. Io direi di sì. Tu sei stato il primo presidente? No, io non sono stato il primo presidente, ma sono presidente dal 1992. L'augurio è che altri prendano le nostre veci. È un gruppo di giovani che sta crescendo, perché nella città noi siamo un'istituzione importante per tante iniziative, per tante realtà, per tanti eventi che si svolgono nella città. Eventi che coinvolgono tutti quanti, eventi anche che coinvolgono i più giovani a partire dallo sport. Abbiamo delle attività sportive, dei campi del calcio 5, dei campi dove tanta gente gira, ruota in questa istituzione che è oramai la cooperativa Tre Ponti, la Crescia Matta che ha 39 anni, la cooperativa Tre Ponti ne ha 40, perciò una bella realtà nella città, una delle più vecchie realtà della città, però ci siamo, ci piace esserci e il ringraziamento va a tutti quelli che ci stanno vicini. Beh, in questo bel momento di festa la cooperativa Tre Ponti non si è dimenticata della solidarietà. Sì, naturalmente è il principale obiettivo della nostra bella realtà, perché stasera, la serata, hanno portato dei doni, delle cose bellissime per la cooperativa, però ho detto se chi vuol farsi un regalo o vuol fare un regalo, stasera la dedichiamo ad Adamo, ma negli anni l'abbiamo dedicata a Teleton, a tante belle realtà della città, tante belle associazioni che lavorano per il bene della città.